CAD skills, vedo tutto piccolo. Eccolo qua, questa qui è la fabbrica, per esempio, che ora sta andando a incontrare la settimana prossima, che loro fanno queste placche in titanio che vengono fatte in maniera, eccoli qua, gli impianti superiori, sono delle placche che si avvitano sull'osso rimasto, quindi non si inserisce nulla dentro l'osso, ma viene inserito fuori dall'osso. Quindi Ok. rimangono esterni, Sotto dentro la la gengiva, gengiva, sotto la sotto la gengiva, gengiva. sì. Ma c'è l'impiego di quelle persone che vedete qui dietro che sono designer. Quelli sono designer che lavorano, per esempio, 1 o 2 giorni solo su quella placca e vanno a ricostruire col 3D l'impianto dentale personalizzato, che viene poi avvitato sopra o che sia mascella superiore o mandibola, vengono avvitate. Sì. Poi abbiamo modificato la tecnica perché loro sono un'azienda comunque di design grafico che devono essere guidati da chi fa dal chirurgo, Dal okay? Che noi chirurgo. conosciamo quali sono i problemi di questi impianti superiori stay, perché il mio professor Conte, lui li ha fatti già da 28 anni questi impianti, prima li faceva in una nazione un po' più libera, c'aveva un fratello che produce impianti dentali e quindi poteva certificare tutto quanto. Però ha visto quelli che erano i limiti, ovvero il fatto che quando tu metti ste placche la gengiva poi si può riassorbire e se si scopre poi lì c'è il rischio che va in perimplantite, quindi ti si infetta lì. E tutto veniva perché la connessione dell'impianto era una connessione che quando lui la faceva usciva dall'osso. Vediamo allora, paziente, chirurgo, vediamo se troviamo un'immagine qua. Chirurgo, impianti, eccoli qui, eccolo qua. Faccio vedere, zoomato, ecco qua come si presenta una placca subperiostea, che è questa cosa. C'è una porzione che esce fuori, che è questa dove si avvita poi la barra sul quale vengono fatti i denti, che potrebbe in teoria non fatta uscire dalla gengiva, ma essere incassata dentro l'osso per un pezzo. E quindi se noi andiamo a incassare dentro l'osso non solo la connessione ma anche il disegno della placca, io ho un impianto che non è a rilievo ma è a livello con l'osso e questo ci permette di avere meno recessione ossea. Per fare questo ci serve prima fare un TAC del paziente, stampiamo il modellino. Vediamo in trasparenza perché sono modellini trasparenti, forse li avete visti giù in clinica. Andiamo a disegnare col pennarello proprio quello che è il disegno di dove dovranno essere gli ancoraggi. Andiamo poi con una fresa a limare, a fare questo disegno, okay, lo scolpiamo e lo scannerizziamo. Sul computer abbiamo il 3D della forma della placca. A quel punto col computer creo una guida che ha la forma della placca. Apro il paziente, metto la guida e vado a limare, fresare l'osso con una fresa calibrata esattamente di 1 mm, faccio tutta la sagoma, poi prendo un'impronta sull'osso e con l'impronta la scannerizzo e creo la placca virtuale che viene poi stampata dal titanio. E questo ci permette anche di fare di incassare poi la vite del sistema di avvitamento. Sono 28 anni di esperienza di una persona che sta in Italia, che li ha fatti in maniera artigianale, non, di digitale non sa nulla, però noi col digitale le sappiamo fare queste cose. Quindi quando il vecchio incontra il giovane, io prendo sempre l'esperienza che lui ha fatto, ne faccio tesoro, vado da loro che invece le fanno in digitale e facciamo questo nuovo tipo di protocollo. E salta fuori una soluzione che permette a tantissime persone nel mondo, non parliamo solo in Italia, che hanno questo problema, di comunque avere i denti fissi, con il rischio quasi nullo di avere poi queste discese, la gengiva che si apre. Questo è il futuro, okay? Stiamo parlando del futuro perché è giusto quando si parla di atrofia e di perdita di osso, vedere anche quelle che sono le opzioni, di quello che si può fare. Bisogna spingersi un po' oltre sempre, ogni Il tanto andare a futuro prossimo vedere. a quanto? Ora sto andando, settimana prossima, domani sto partendo Per la Germania?
devo andare a Iasci, poi da Iasci prendo l'aereo e arrivo in Germania. E lì c'è il loro proprietario con l'equipe. E ci dobbiamo incontrare lì. Poi a maggio invece sto andando in India con l'altra persona come professor Conte che ne ha fatti tanti. E creiamo un'equipe internazionale con cui qua iniziamo a fare la produzione, ma non 9.000 euro ad Beh, arcata, a buono. placca. Ok. Tieni conto che queste placche sono non solo per i denti, ma anche per ricostruzione facciale, ricostruzione cranica, sono tante le applicazioni che si possono fare. Il principio è lo stesso. Sono impianti, sono di due tipi, o convenzionali, fatti a tornio, ok, ma si mettono in condizioni ideali quando c'è osso. Ci sono poi delle condizioni che non a caso si chiamano riabilitazioni estreme, in cui casi estremi, estremi rimedi. Okay, col convenzionale non risolvi, con la soluzione convenzionale, perché non puoi metterla, no? O non c'è osso, oppure alcuni casi possono essere risolti con i 6 o 4 impianti, ma oltre quello esistono gli impianti zigomatici e le placche superiste.